Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento di Domenica Sintesi per parlare chiaramente del calcio dilettantistico ma di tutti gli sport della provincia. Prima di andare a leggere insieme i risultati e le classifiche di questa giornata, do il benvenuto agli ospiti presenti in studio questa sera. Giuseppe Zuccarelli, in qualità di opinionista, ex allenatore del settore giovanile dello Spezia Calcio, ex allenatore della Fezzanese. Buonasera, ciao. Buonasera, ciao. Benvenuto a Lorenzo Plicanti, mister dell'Intercomunale Beverino, buonasera. Buonasera. E benvenuto a Simone Cananzi, presidente della Nuova Pallavolo San Giovanni Logistic Trading, buonasera. Salve, buonasera. Ricorda ai nostri telespettatori che sarà possibile intervenire in diretta nella nostra trasmissione inviando un sms, quindi non whatsapp, ma un sms al numero 331 70 70 002, oppure una mail all'indirizzo diretta@teleliguriasud.it. Prima di entrare nel vivo della trasmissione, una comunicazione di servizio, perché è stata emanata l'allerta gialla a partire dalle ore 22 di questa sera, domenica 3 ottobre, fino alle 12 di domani, lunedì 4. Dalle 12 di lunedì, di domani appunto, l'allerta diventerà arancione e si protrarrà fino alla mezzanotte. Le scuole, per quanto riguarda il comune della Spezia, rimarranno aperte. Detto questo, veniamo ai risultati e alle classifiche. Partiamo proprio dalla Serie A, giornata che si deve ancora concludere, settima giornata di campionato. Finisce 1-1 la partita tra Cagliari e Venezia, 1-0 Salernitana Genoa, 0-1 Torino Juventus, 1-2 Sassuolo Inter, 3-0 Bologna Lazio, 4-0 Verona Spezia, 3-3 la partita contro Sampdoria Udinese. Sono ancora in corso invece la partita che vede in campo Fiorentina Napoli. In questo momento il Napoli sta vincendo per 2-1, così come in corso Roma Empoli sul risultato di 2-0. Siamo all'82 circa, 76esimo un'altra, quindi vi aggiorneremo comunque se dovessero esserci cambiamenti rispetto a queste partite. Giornata che si concluderà domani alle 20.45, quando in campo scenderanno Atalanta-Milan. E vediamo velocemente la classifica alla luce di questi risultati. A quota 21 troviamo il Napoli, 17 Inter, 16 Milan, 15 Roma, 12 punti la Fiorentina, 11 Atalanta, Lazio, Juventus, Bologna, 9 punti Empoli, 8 punti Torino, Verona, Udinese, 7 Sassuolo, 6 Sampdoria, 5 Genoa, Venezia, 4 punti Salernitana, Spezia, 3 punti chiude la classifica il Cagliari. Proseguiamo con i risultati invece del campionato di eccellenza, considerato che dello Spezia ne abbiamo parlato ampiamente fino a pochi minuti fa. Questa è la quarta giornata, vediamo insieme i risultati, poi li commenteremo insieme ai nostri ospiti. Angelo Baiardo Busalla si conclude con il risultato di 2-1. Canaletto Sepor Cadimare Calcio 1-0, a reti inviolate il match che ha visto in campo Molassana Boero Athletic Club Albaro, 3-0 Rapallo Rivarolese Sestrese Calcio, prima sconfitta per la Fezzanese che perde in trasferta contro il Rivasamba per 2-1. E andiamo quindi a vedere la classifica. In vetta a quota 9 punti Angelo Baiardo, 8 Athletic Club Albaro, 7 Campo Morone Rivasamba, 6 punti la Fezzanese, 4 il Cadimare Calcio, Busalla Calcio, Rapallo Rivarolese e Canaletto, 1 punto la Sestrese e Molassana Boero. E proseguiamo con i risultati del campionato di promozione. Anche in questo caso si tratta della quarta giornata, li vediamo insieme: Bogliasco Marassi 3-2, Don Bosco Spezia Magrazzurri 2-1, Golfo Paradiso Forze Coraggio 1-1, Goliardica Polis Little Club James 1-0, Levanto Calcio Colli Ortonovo 0-3, San Margheritese Tarros Sarzanese 1-0, Val di Vara, Cinque Terre, Follo, San Martino 0-2.
E vediamo quindi la classifica: a 10 punti troviamo il Don Bosco Spezia, 7 Golfo Paradiso, Forza e Coraggio, Follo San Martino e Bogliasco e San Margheritese, 4 punti Marassi, Little Club James, Colli Ortonovo, 3 punti Magrazzurri, Tarros Sarzanese, Levanto Calcio, Goliardi Capolis, Real Fieschi, a 0 punti il Val di Vara, 5 Terre. E quest'oggi è iniziato anche finalmente il campionato di prima categoria, quindi quella che si è svolta tra ieri e oggi è la prima giornata. Vediamo insieme i risultati: Sporting Club Aurora San Terenzina 3-0, Ceparana Intercomunale Beverino 1-3, San Lazzaro Lunense Bolanese 2-0, Pegazzano Calcio Arcola Garibaldina 1-0, Borgo Foce Magrazzurri Marola Acqua Santa 0-0, Casarza Ligure Riccò Le Rondini 1-2. E vediamo la classifica. Punteggio pieno a 3 punti, tutte quelle che oggi hanno vinto, che sono Sporting Club Aurora, Intercomunale Beverino, San Lazzaro, Pegazzano, Casarza Ligure, Riccò Le Rondini, 1 punto Foce Magrameglia, Marola Acquasanta e a 0 punti Arcola Garibaldina, San Terenzina, Bolanese, Castelnovese e Ceparana Calcio. Questi sono i risultati delle partite che si sono svolte oggi. Chiaramente siamo ancora in attesa che poi abbia inizio il campionato di seconda categoria. Darei subito la parola a Giuseppe Zuccarelli per commentare un po' insieme questi risultati e lo farei partendo proprio dal campionato di eccellenza. Oggi abbiamo assistito alla prima sconfitta della Fezzanese, il derby tra Canaletto e Cadimare è diciamo terminato con il successo del Canaletto, ma comunque lascio a te la parola per un commento. Guarda, io qua possiamo solo commentare i risultati perché le partite non abbiamo viste, però io ho visto il secondo tempo di Cadimare Canaletto, o meglio Canaletto Cadimare, che ti posso raccontare brevemente perché non ho visto solo il primo, quindi ho visto solo il secondo, posso parlarti di quello. E il secondo tempo è stata una partita diciamo abbastanza equilibrata. Il Cadimare ha fatto vedere qualcosa in più perché ha preso una traversa, gli è stato negato un rigore abbastanza evidente secondo me, e poi alla fine il Canaletto con qualche cambio, Massimo è riuscito a dare un pochino più di brillantezza alla squadra e hanno trovato questo gol nel finale e hanno portato a casa la partita. Purtroppo il calcio è uno sport crudele, gli episodi e il destino hanno più o meno sempre la solita valenza del talento e non bisogna essere solo bravi ma anche fortunati. Oggi il Canaletto secondo me è stato abbastanza anche fortunato, oltre che bravo, e penso che il risultato più giusto sia stato il pareggio, perché poi parlando anche con Vaccarini mi diceva che il primo tempo è stato abbastanza equilibrato, un pochettino forse più a favore del Canaletto, ma era una partita che forse doveva finire 0-0. Ecco. Per quanto riguarda la Fezzanese, mi dispiace ovviamente, quale tifoso della Fezzanese, ovviamente sono dispiaciuto, non so come è andata la partita, però comunque sono sempre campi insidiosi questi qui. Riva Samba è un campo comunque stretto, un campo che ti crea difficoltà e soprattutto sulle palle inattive. Fezzanese ha preso un allenatore che predilige giocare, quindi non gioca sulle seconde palle ma prova a giocare la partita. Hanno giocatori di qualità, hanno preso diversi giocatori di qualità che quindi cercano sempre insomma di giocare palla a terra. Io penso che poi questa qualità di questa squadra verrà fuori, ecco, insomma, poi una sconfitta ci può stare. Come pensi sia tra le favorite per questo? Ma diciamo, assolutamente sì, cioè diciamo come rosa è sicuramente la squadra direi più attrezzata di questo gironcino, perché poi c'è il discorso con l'altro girone, non è che chi vinca questo girone, insomma, ci saranno tante partite, quindi dovrà dimostrare di essere una buona squadra dando continuità ai risultati, ecco. Ecco, a proposito di Fezzanese, proprio in settimana abbiamo fatto visita alla squadra, abbiamo assistito al loro allenamento, abbiamo avuto modo di intervistare il direttore sportivo, il mister, e allora direi di andare insieme a vedere il servizio. Le immagini sono di Sergio Dioffili, vediamo.
Due anni fa in Serie D, quest'anno una partenza molto positiva in questo campionato di eccellenza. Quali sono gli obiettivi per questa stagione? Ma gli obiettivi rimangono quelli dello scorso anno, con un mini campionato, con la stessa forma il format è lo stesso, non come gli anni precedenti, un po' più complicato con due tipi di campionati, diciamo il primo per raggiungere le prime cinque e poi andarsi a giocare la vittoria del campionato verso febbraio con un girone di sola andata di 9 partite. Il nostro obiettivo è quello di far bene, di far crescere i ragazzi, soprattutto nel territorio, di fare una squadra della zona e sperare di raggiungere quello che abbiamo perso 2 anni fa in un contesto molto particolare col Covid, con una retrocessione secondo noi ingiusta che ormai tutti sanno, e speriamo di raggiungere l'obiettivo che ci hanno tolto così ingiustamente. Ecco, parlando di Rosa, con quali obiettivi è stata, diciamo, formata, costituita? Ma sicuramente è una rosa formata di tanti ragazzi giovani e con qualche conferma del gruppo storico delle passate stagioni e poi con qualche ragazzo di valore della zona qui vicino di Massa Carrara, e penso che si stia formando un gruppo importante con dei valori importanti e siamo molto contenti di questo inizio di campionato, speriamo di continuare su questa strada. Mister, un campionato a 2 gironi, una partenza molto positiva per la Fezzanese, abbiamo parlato di obiettivi con il DS, ma intanto le chiedo com'è andata la preparazione e come stanno andando anche gli allenamenti. La preparazione è andata bene, perché poi quando si va in un ambiente nuovo e si riassembla una squadra, ecco, diciamo quasi tutta nuova, ecco, perché tanti elementi sono rimasti, ma tanti sono stati anche i nuovi inseriti, insomma il bilancio è sicuramente positivo per come abbiamo lavorato, per la voglia, ecco, l'abnegazione di tutti, e quindi questa prima parte sicuramente bene, ecco. Poi abbiamo iniziato anche bene sia come prestazione che come risultato che ha accompagnato, quindi sicuramente tutto positivo. Una rosa costruita con criteri precisi, è soddisfatto? Sì, è una rosa, è una squadra sicuramente che ha grandi potenzialità, sempre se tutti siamo, diciamo, nella stessa direzione, no? Parlando di lavoro quotidiano, pensando che bisogna sempre lavorare per migliorare, per diventare sempre più squadra, ecco, perché i giocatori sono bravi e quindi stiamo diventando un bel gruppo e bisogna continuare sempre un processo di crescita. Ecco, parliamo di obiettivi e anche che cosa cambia, diciamo, in questo campionato dove questa modalità, appunto, in cui le squadre sono suddivise in 2 gironi diversi. Ma il campionato cambia, è una formula un po' particolare, diciamo, perché sono quasi 2 campionati, no? Uno dovesse arrivare nelle prime 5, quindi tanti ragionamenti, secondo me, anche a medio termine si fa fatica a farne. Bisogna pensare che siamo veramente all'inizio e bisogna pensare veramente passo dopo passo, ecco, senza guardare fino in cima, perché sennò magari diventa difficile tenere l'equilibrio. Quindi lavorare nel quotidiano, guardare partita dopo partita, che sembra anche una frase scontata e fatta, però è proprio l'unica cosa che secondo me si può fare. E passiamo ora al campionato di promozione. In vetta alla classifica abbiamo una Spezzina, abbiamo il Don Bosco che diciamo anche oggi ha ottenuto un'importante vittoria, mentre la Forza e Coraggio, che finora aveva vinto tutte le partite, oggi, diciamo, ha avuto il risultato, il primo pareggio. Commentiamo sempre insieme a Giuseppe questo campionato. Qui cosa ti devo dire? Anche qui non è che abbia visto tanto per adesso, però secondo me ci sono, parlando delle Spezzine, certo, ecco, parlando sì, delle Spezzine, sì. C'è un gruppo dove praticamente ha avuto un pochettino più di disponibilità economica, quindi ha potuto fare una squadra un pochettino più,
chiamiamoli così, sulla carta più forte. Poi amalgamarla, metterli insieme è un altro discorso, perché vincere non è mai facile. Quindi penso che il Don Bosco e la Forza e Coraggio sicuramente abbiano una squadra come rosa un po' più sulla carta più forte delle altre squadre. Poi c'è la Taros, che lavora sempre in maniera eccezionale con i giovani, nel senso che cerca di valorizzare i propri giovani. Il Follo San Martino io lo metterei subito dietro il Don Bosco e la Forza e Coraggio, se non al pari, perché anche il Follo ha fatto una squadra che con nomi importanti per la categoria. E poi c'è il Magrazzurri, c'è il Colli Ortonovo, che sono società, il Levanto, sono società che vanno lodate, vanno encomiate, perché tutti gli anni riescono comunque a formare, con le disponibilità economiche che hanno, una rosa comunque competitiva per il campionato e per dire la loro, ecco. Quindi ora, dopo tre partite, è difficile anche poter fare delle valutazioni. Però è chiaro che le spezzine le dividerei così, per poi rivederle un po' tra mesi. Dopo quattro turni, diciamo, abbiamo però ancora a quota 0 punti il Valdivara 5. Ecco, il Valdivara sicuramente, anche lì un grosso impegno da parte del presidente, che io non conosco, però insomma però. Ho sentito parlare che c'è molta passione, molto impegno dei dirigenti del Valdivara per questa squadra, per questi ragazzi, per il settore giovanile. Però chiaramente il livello qualitativo dei giocatori, quindi la disponibilità economica che una società ha, purtroppo poi si riflette sulle scelte dei giocatori, e poi lo dice la classifica. Insomma, al momento sicuramente il Valdivara ha qualche problema per fare il campionato di promozione con questa rosa, dovrà sicuramente, se vorrà dire la sua, o tornare sul mercato, oppure cercare di invertire un trend che la vede un pochettino, anche nelle partite di Coppa Italia, l'ha vista un pochettino in sofferenza in tutte le gare. Il vantaggio qual è? Il vantaggio è che ne retrocede una sola direttamente, le altre fanno i play-out, e quindi se uno riesce a stare dentro la forbice con i punti in classifica, riesce poi magari a giocarsi nel play-out, che è sempre una partita a sé, ecco, insomma, quello che non ti è capitato tutto l'anno ti può capitare in una partita. Ecco, Lorenzo Plicanti, tra poco chiaramente vedo le immagini del basket, però ne parleremo magari tra un pochino, chiaramente parleremo tra poco della prima categoria, però parlando ancora del campionato di promozione, chi vedi tra le favorite? Dopo quattro giornate penso che la classifica sia già abbastanza strutturata e veritiera, nel senso che io vedo, anche perché li vedo anche allenarsi, sia il Follo che la Forza e Coraggio, che si allenano da noi a Beverino. Secondo me la Forza e Coraggio ha un valore aggiunto in più, credo, su tutte. E poi il Follo San Martino, il Don Bosco e mi dicono la Prorecco essere subito a ruota. Quindi più o meno la classifica di testa è quella. Vedo la Taros che è un pochino indietro rispetto a quanto secondo me potrà fare, e il Valdivara c'è da dire che a me risulta che abbia fatto due partite su quattro, se non sbaglio. Giusto, è vero, è vero. E quindi è a zero, sì, punti. Perché una aveva riposato e poi c'era il maltempo. Perfetto, è vero, è vero. Sì, c'era l'allerta, era saltata, quindi è la squadra che ha fatto meno partite insieme a Real Fieschi ha fatto un punto, loro zero. Però effettivamente la squadra è quella di un campionato difficoltoso, dove non può permettersi sicuramente di prenderlo sotto gamba mai. Quindi penso che la classifica più o meno di adesso sia quella che delinea i valori. Poi da qui a dire che sarà rispettato, ovviamente no. Però insomma, su tutte io dovessi scommettere qualcosa responsabilmente, direi che la Forza e Coraggio è quella che potrebbe esprimere un valore maggiore rispetto alle altre. E parliamo invece ora della tua squadra, dell'Intercomunale Beverino, poi analizziamo ovviamente anche più in maniera globale il campionato, però intanto un ottimo avvio. Ma intanto è un rinizio, e quindi quello è già sufficiente, al di là del risultato che abbiamo fatto, è sufficiente per noi ma per tutti. Insomma, riparte anche la prima categoria, che è una categoria che ha delle difficoltà oggettive
di per sé, perché organizzare una squadra di prima categoria significa in un qualche modo scendere a patti con il lavoro di molti, gli impegni di studio, impegni familiari, insomma giocatori in prima categoria che magari potrebbero fare anche qualche categoria in più ci sono, ma stanno in quella categoria perché non possono permettersi degli impegni maggiori. Riniziare la prima categoria, più che un senso diciamo così di prettamente sportivo, è un senso anche un po' di rilancio, no? di quello che è il calcio anche diciamo così, non dico minore, ma insomma delle categorie che dove l'impegno personale dei ragazzi è superiore agli altri. Questo è fuori di dubbio, è un po' un inferno per io lo dico sempre, la prima categoria è un po' un inferno perché ci sono tutti questi problemi. Quali sono state le difficoltà principali in questo comunque un anno e mezzo, ormai quasi due, complicato allora, per tutte le realtà sportive? Io penso che noi, come anche la promozione e l'eccellenza, abbiamo avuto il problema più grande, quello della sosta, della inattività. Un giocatore dilettantistico non è un giocatore professionistico e quindi ha la sua vita, il suo lavoro, i suoi impegni e durante il lockdown e dopo se non hai un costante allenamento ovviamente le problematiche più grandi dell'inizio sono state essenzialmente quelle delle problematiche fisiche. La programmazione per quanto mi riguarda, ma vedo anche in promozione sia il Follo sia la forza e coraggio, ma sentendo altro, ma poi basta, insomma quando va un ragazzo dal fisioterapista è pieno di impegni il fisioterapista, significa che questa inattività ha portato essenzialmente... È una cosa di cui in effetti non avevamo ancora parlato. Secondo me la cosa importante, perché io sono un po' fissatino, nel senso che mi piace comunque, al di là della categoria, che il giocatore sia almeno preparato atleticamente, un minimo per poter fare quello che deve fare, perché altrimenti non siamo a fare un'altra cosa. E quindi la programmazione nel mio caso ha avuto delle modifiche in itinere, delle sospensioni. Abbiamo fatto 2 settimane addirittura dopo la prima giornata di Coppa di mantenimento di quello che si era fatto poco, e quindi ancora adesso non posso dire aver concluso una preparazione, quindi sarà un work in progress, ma penso che lo sia per tutti. Oggi riniziare a vedere, per fortuna non i miei, ma dall'altra parte alcune problematiche muscolari. Insomma, questo secondo me è una grossa fatica, ma penso che noi l'abbiamo maggiore, la seconda l'avrà ancora di più, ma anche in promozione e in eccellenza penso che i colleghi abbiano le stesse preoccupazioni. Quindi fare un lavoro dove probabilmente, perché storicamente non è mai successa questa sospensione di 11 mesi dall'ultimo, ma prima c'è stata un'inattività anche prima, di come un giocatore possa riprendere l'attività senza grossi traumi, anche perché poi le rose non sono nutrite e quindi dobbiamo fare assolutamente un lavoro di attenzione particolare giornaliera per poter poi avere a disposizione quello che ci necessita per poter affrontare il campionato. Ecco, grazie per aver messo in luce anche questo aspetto, sicuramente importante. E Giuseppe, ti va di fare un commento anche proprio per quanto riguarda questa chiaramente prima giornata, ma anche un po' più in generale di questo campionato di prima categoria? Commento qui, diciamo così, ti posso dire che stamani ho visto Pegazzano Arcola. Una partita un po' particolare perché, come dicevo prima, no? Poi alla fine i valori in campo sono differenti, ma poi i risultati, perché dipendono da tante cose, poi non rispecchiano mai l'andamento delle rose, della qualità della rosa, perché stamani il Pegazzano ha vinto alla fine, dopo che l'Arcola è rimasta addirittura in 9, eppure essendo sia in 10 che in 9 ha continuato a fare la sua partita creando occasioni, poi alla fine ha subito questo gol, quindi secondo me il problema un po' della prima categoria è proprio questo, che poi un atteggiamento un po' di tutte le squadre spezzine è questo parlare, cioè in panchina parlano, i giocatori in campo parlano, urlano all'arbitro, cioè creano un mucchio di problemi, non rendendosi magari conto che
se loro giocano in prima categoria, l'arbitro è di prima categoria, quindi se io sbaglio uno stop, certo, perché ne sbagliano uno in 10 secondi, no? Perché siamo in prima categoria, anche l'arbitro può sbagliare. E lì invece no, si pensa sempre che l'arbitro non possa sbagliare, che deve essere perfetto, e quindi la variante arbitro, se una partita ha un risultato ampio, non ci si fa caso. Qui invece la variante arbitro, invece si va sempre a cercare l'arbitro, quindi bisognerebbe un po' questa abitudine, che l'ho riscontrata anche oggi con Canaletto Cadimare, cioè questa ricerca sempre dell'arbitro, della polemica, andrebbe un pochettino controllata. E poi niente, per quanto riguarda l'Arcola per esempio è una squadra, ecco, tornando diciamo così, oggi ha fatto una partita ottima sotto certi profili, perché comunque ha delle individualità importanti per la prima categoria, è sicuramente una squadra che può aspirare a vincere il campionato. In prima categoria sono tutte squadre che giocano sulle seconde palle, quindi è sempre, diciamo così, la palla quando entra in gioco è sempre un duello fisico dove la palla cade e poi si ricomincia, quindi c'è molto dispendio di energia, conta molto la fisicità, e all'Arcola non manca niente, perché davanti ha tre giocatori importanti che sono i fratelli Valletta e Conte, Conti, che sono giocatori che per questa categoria possono fare la differenza. Hanno Bosinco in mezzo al campo, che è un ottimo giocatore, hanno una buona difesa, ecco, la vedrei tra le favorite. Le altre ti devo dire che, leggendo un pochettino così le rose, sono squadre che più o meno hanno ricominciato, magari con un paio di giocatori di più, un paio di giocatori in meno, quindi sono le squadre degli altri anni. Farti una valutazione ora dopo una giornata diventa difficile, però senz'altro, quando però sicuramente, ecco, l'Arcola, che è la squadra che si è rinnovata di più e con giocatori di qualità, è una squadra che può dire la sua, ecco. Poi le altre, Santerenzina, Bolanese, Castelnuovese, Focemagra, insomma sono tutte squadre, Marola, tutte squadre che sono anche loro, tutti gli anni ripartono, attenti al bilancio, attenti a comprare i giocatori per quello che possono, quindi riescono comunque tutti gli anni a fare un buon campionato. Però tempo ci darà poi il tempo, al momento è difficile insomma fare valutazioni. Allora, intanto vi comunico che si sono concluse le partite di Serie A che erano in programma questa sera, non sono cambiati i risultati, quindi la Roma ha vinto 2-0 contro l'Empoli, la Fiorentina ha perso in casa 1-2 contro il Napoli. Detto questo, andiamo a parlare ora dello Spezia, della squadra della primavera dello Spezia. Purtroppo termina con il risultato di 2-6 questa partita dello Spezia contro il Cesena, partita che si è disputata nel pomeriggio di ieri, quindi parliamo del campionato Primavera 2. Lo Spezia, abbiamo anche le nostre immagini, parte bene con il doppio vantaggio di Salcedo, arrivato nei primi 15 minuti, quindi una partenza senz'altro positiva per la squadra dello Spezia, ma purtroppo poco prima della fine del primo tempo c'è proprio un episodio che ha cambiato la gara. Qui vabbè, stiamo vedendo chiaramente ancora le immagini del gol, questa forse è l'azione che ha portato alla seconda rete, al doppio vantaggio dello Spezia, ma come dicevamo c'è stato poi un episodio che ha sicuramente cambiato la partita poco prima della fine del primo tempo. Un fallo, il fallo da ultimo uomo di Skremin viene punito con l'espulsione e con il calcio di rigore in favore della formazione ospite, rigore che poi viene trasformato in gol, magari tra poco avremo anche modo di vederlo in questi highlights, ma comunque continuando a commentare la gara, nella ripresa, complice chiaramente anche la superiorità numerica, arriva il pareggio poco prima dell'ora di gioco e ecco questo che vediamo nelle immagini, l'episodio del rigore trasformato appunto in gol. Poi dicevamo al 75esimo si completa la rimonta. Nel finale i giovani Aquilotti si portano avanti alla ricerca disperata del pari, ma il Cesena dilaga e nel giro di 5 minuti portano il risultato sul 5-2. A tempo scaduto arriva addirittura la sesta rete. Sabato prossimo lo Spezia affronterà in trasferta la Ternana.
Cambiando argomento, parlando invece dello Spezia femminile, si è archiviata ovviamente la Coppa Italia, ne abbiamo parlato domenica scorsa, lo Spezia non riesce nell'impresa contro il Genoa, ma chiaramente si pensa già al campionato che avrà inizio la prossima settimana, domenica 10 ottobre lo Spezia femminile affronterà il Bergamo, una partita difficile perché il Bergamo è una squadra molto esperta, infatti è appena retrocessa. E parlando di campionati che stanno per iniziare, parlerei proprio di volley. Abbiamo qui come ospite il presidente della Trading Logistic, Simone Cananzi, campionato che partirà il 16 ottobre, sono due le squadre spezzine che giocheranno quindi la prima di campionato, per entrambe le squadre in trasferta, la Trading Logistic affronterà il Negrini Acqui alle 21, mentre la Zephyr Mulattieri l'Alto Canavese alle 18. Ma parliamo della Logistic Trading, un campionato lo scorso anno che si è concluso con appunto il primato, poi siete andati ai playoff, ma quali sono gli obiettivi di questa stagione? Intanto saluto tutti. Gli obiettivi di questa stagione sono quelli di confermare quantomeno, diciamo, i risultati ottenuti l'anno scorso. Prima dell'inizio del campionato ci siamo incontrati con la famiglia Magroncini, che è la proprietaria della Trading Logistic, che è il nostro main sponsor. Abbiamo cercato di fare un po' un piano, un progetto per questa stagione e, diciamo, con la campagna acquisti pensiamo di aver migliorato il nostro roster e quindi speriamo, insomma, di riuscire a replicare quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Raggiungere i playoff per andare in Serie A è una cosa, insomma, molto complicata a livello del campionato di Serie B, essendo anche un campionato a livello nazionale, è chiaramente un livello alto. È un campionato che è anche molto dispendioso, perché chiaramente il livello, essendo più alto, deve supportare delle spese dovute anche a delle trasferte oppure semplicemente all'allestimento, no, della squadra, che sia adeguata a livello del campionato a cui partecipiamo. Però, insomma, la Trading Logistic e gli altri sponsor che insomma ci supportano e ci sostengono, penso che ci permetteranno di fare delle buone cose. Ecco, tra l'altro abbiamo anche delle immagini relative alla partita di ieri, perché ieri c'è stata, se non sbaglio, un'amichevole che si è svolta al Pala Mariotti, una partita che è andata molto bene, avete affrontato un'altra squadra di Serie B e avete vinto con il risultato di 3-1, un risultato che comunque fa ben sperare. Sì, fa ben sperare, abbiamo vinto 3-0, quindi è andata anche meglio. È stato un bel allenamento congiunto, una bella amichevole. Si stanno iniziando a vedere i primi risultati, diciamo, del lavoro che il nuovo mister sta portando in campo, e i nuovi giocatori si stanno inserendo bene con la vecchia guardia. E diciamo che nelle amichevoli, per quanto i risultati chiaramente non sono fondamentali, però al contempo fa sempre piacere, no? Riuscire a portare a casa il risultato. Ecco, parlando ancora proprio della vostra squadra, insomma, ci sono stati anche comunque importanti cambiamenti quest'anno, a partire proprio dall'allenatore che, insomma, sicuramente darà valore, saprà come dare valore a questa rosa. Parliamo di Simone Cruciani, che ha allenato in Serie A, fa parte anche dello staff della Nazionale Under 19, quindi, insomma, si parte sicuramente con delle buone basi. Sì, io direi che io e tutta la società vediamo in Simone un investimento molto importante. Diciamo che una figura del suo livello, per l'appunto, fino all'anno scorso allenava in Serie A e fa parte della Nazionale Under 19, dello staff tecnico, sicuramente è un profilo che una realtà come Spezia non ha mai avuto. Noi abbiamo voluto investire su questa figura, non solo per la prima squadra, ma anche sul nostro settore giovanile. Infatti lui ricopre anche il ruolo di direttore tecnico del settore giovanile. Noi abbiamo un bel settore che vogliamo, insomma, supportare, vogliamo farlo crescere e crediamo che, difficilmente
insomma, i nostri ragazzi potevano pensare qualcosa di meglio che non farsi allenare da un allenatore che è abituato a lavorare con i migliori giocatori italiani della loro età. Ecco, vi facciamo sicuramente un grandissimo in bocca al lupo per questo nuovo campionato che appunto partirà il 16 ottobre. Nel corso della nostra trasmissione chiaramente ve ne daremo sempre notizia e informeremo i nostri telespettatori sui risultati. Intanto arriva un messaggio da casa, Giuseppe lo stavi dicendo poco fa, e ci scrivono: oggi ho assistito, ci scrive un telespettatore, alla partita Canaletto Cadimare, terna arbitrale imbarazzante, un rigore clamoroso non dato, espulsione a Corvi a tempo scaduto, e poi ti chiede chi vedi favorito per la vittoria finale. Del campionato di eccellenza? Penso che si riferisca a questo. Allora, non so chi ha scritto questo messaggio, allora non sono completamente d'accordo. Se vuoi ti faccio anche una valutazione sull'arbitro, ma io ho stretto, però allora l'arbitro non è andato malissimo, secondo me. Ha commesso degli errori, ha qualche difettuccio, nel senso che spesso era distante dalla palla e era posizionato male, però nel complesso non ha arbitrato male. Ma voglio dire che non ha arbitrato male rispetto al livello degli arbitri che ci sono in eccellenza. Poi oggi può aver sbagliato qualcosa, e sicuramente ha sbagliato. Un arbitro che è monopasso, non cambiava mai passo, quindi si metteva lui nelle situazioni per vedere delle azioni poco chiare, perché quindi gli errori li ha fatti dove era posizionato male. Secondo me questo è un arbitro che può andare in CAI, quindi può essere promosso, perché dopo l'eccellenza non c'è la Serie D ma c'è il CAI per gli arbitri, che è il Comitato Arbitri Interregionali. Quindi sono arbitri che vanno a allenare fuori dalla regione, ma sempre in eccellenza. E c'era anche, diciamo così, l'osservatore degli arbitri a guardarlo, quindi evidentemente vuol dire che su questo arbitro ci puntano. Però ha commesso degli errori, questo è chiaro, ma il discorso l'ho fatto prima. Cioè, noi non possiamo pensare di avere un arbitro che sia da Serie A e poi giocare in eccellenza. Lorenzo fa la prima categoria, non ha gli assistenti, si arrabbierà tutto l'anno sicuro, perché c'è un fuorigioco che non c'è, un fuorigioco che c'è, senza gli assistenti ancora peggio, troverà gli arbitri che non corrono, gli arbitri di distanza d'azione. Purtroppo è questo qui il problema degli arbitri. Gli arbitri sono parametrati al livello della categoria. Ma quello che voglio dire io, e chiudo, è che dobbiamo aiutarli. Cioè, se noi continuiamo a urlargli nella faccia, a trovargli la dietro, cioè li mandiamo ancora più in confusione. Quindi l'arbitro, è vero, ha ragione il spettatore, non è stato bravo, però secondo me non è un arbitro che tra i peggiori di quelli che ci sono. Favorita, io Fezzanese, cosa ti devo dire? Sono tifoso, sono tifoso. Posso commentare anche a Lorenzo Plicanti, però adesso do la linea ad Andrea Catalani, che saluto perché si trovava poco fa proprio al palazzetto dove c'è stato l'esordio dello Spezia Basket. È iniziato oggi il campionato, così ci racconti com'è andata questa prima partita. Ciao Andrea. Ciao Selene, ciao a tutti, buonasera. Dunque, al Palasprint è andata male, diciamolo pure. La Taros Spezia Basket ha perso 62-47, quindi 15 punti di distacco che lasciano spazio a poche discussioni. Si sperava in qualcosa di meglio, anche se essendo la prima giornata ci mancherebbe che ci si cominci già a fasciare la testa. Però la sensazione, così di primo acchito, sto parlando a pelle per carità, la sensazione è che la squadra abbia qualcosetta di meno rispetto a quella dell'anno scorso, quando ha opinione del tutto personale, impressione, suggestione del tutto personale, intendiamoci, rispetto all'anno scorso, quando alla stagione scorsa, quando ha sfiorato la promozione in Serie B. Anche il presidente Danilo Caluri, lasciando il Palasprint, ha ammesso candidamente che la squadra ha giocato male, molto superiore l'Amen Arezzo al tiro, e la partita è iniziata così, con gli aretini quasi subito nettamente in vantaggio, poi in vantaggio di netto, e su quella falsariga il match è proseguito, con tutto che i time out si sono succeduti soprattutto su richiesta, quasi esclusivamente su richiesta spezzina.
Ora, nel prossimo weekend, visita a Montecatini Terme, dove aspetta la Tarros l'ex Casoni, di cui si è peraltro sentito, secondo me, la mancanza non poco stasera, come si è sentita parecchio la mancanza dei due lituani che non ci sono più, sugli Auskas e soprattutto Kibildis. La formazione era quella che si prevedeva, cioè con capitano Fazio centrale e il rinforzo Vignali a supporto, sulle fasce Polis e il nuovo arrivato Ramirez, e in regia il serbo Kuntic dietro in costruzione. Kuntic che è molto atteso dopo che era stato qui già qualche anno fa, è rientrato poi più volte sul parquet anche Menicocci, altro centrale, si è visto, si sono visti anche un paio di giovani. Comunque è andata così e speriamo comunque che non sia un brutto segnale, che sia stato soltanto, diciamo, un incidente d'apertura, diciamo così. Ti ringrazio Andrea, abbiamo qui in studio il presidente della Trading Logisti, Simone Cananzi, tu segui molto da vicino anche il volley, hai una domanda per lui? Ma dunque, sì, salve presidente, ciao, direi che tu cosa ne pensi? Direi che la prestazione, la vittoria in questo allenamento congiunto contro il Castelfranco di sotto, direi che è stata molto confortante, no? 3-1 netto e una bella risposta a quello che era stato 3-1 a sfavore nel derby amichevole, allenamento congiunto anche quello qualche giorno prima contro la Zephyr Trading, che peraltro reincontrerete tra qualche giorno martedì prossimo. Direi che c'è stato un bel progresso, no? Sì, direi che c'è stato veramente un passo avanti, appunto avendo cambiato anche la guida tecnica. Chiaramente i ragazzi devono un po' assorbire, no, le nuove indicazioni del tecnico. Ogni partita che facciamo vediamo chiaramente dei passi avanti e questa partita assolutamente li ha certificati, direi. Speriamo di continuare così. Certo. Grazie. Soprattutto da metà ottobre, quando scatta il campionato, in poi. Sì. Andrea, ti ringraziamo. Grazie a voi per l'attenzione. Ciao. Grazie ancora, buona serata. E, Simone, visto che avevi la parola, parlerei anche di un progetto proprio della tua società, della Trading Logistiche, che riguarda invece il sociale e i giovani. Ce ne parli? Sì, allora questo è un progetto a cui noi teniamo veramente tanto. Io penso che la pallavolo stia attraversando, come tutti gli sport, anche qua insomma gli amici del calcio probabilmente avranno dei problemi similari, ovvero quelli che insomma alla crisi economica si sono andati a sommare la crisi da pandemia. Noi negli anni abbiamo sempre avuto nelle nostre giovanili qualche ragazzo che purtroppo non aveva la fortuna magari di provenire da famiglie che avevano la disponibilità di poter sostenere le spese per poter affrontare una stagione, per quanto diciamo le quote sono sicuramente delle quote comunque non economicamente rilevanti. Noi abbiamo sempre cercato di dare una mano a questi ragazzi, cercando di fare, fatemi passare questo termine, da banca, però è anche vero che lo sport insomma è sempre in affanno, no? in termini economici, gli sponsor scarseggiano sempre. A seguito della pandemia ci siamo resi conto che queste situazioni sono aumentate. A questo punto noi ci siamo sentiti di andare a bussare alle porte delle persone che ci sono più vicine. Chiaramente i primi due che ci hanno risposto con le braccia aperte sono state sempre la famiglia Magroncini della Trading Logistic e il gruppo Laghezza, di Alessandro Laghezza. Sono due realtà imprenditoriali veramente importanti, locali, hanno sposato assolutamente questo progetto, lo stiamo portando avanti, sicuramente ci daranno delle risorse per poter permettere di poter fare a questi ragazzi un percorso sportivo completamente gratuito. Noi metteremo a disposizione le nostre competenze, i nostri allenatori, le strutture che noi chiaramente abbiamo in concessione, e insomma cercheremo di dare a questi ragazzi la possibilità di socializzare, di fare sport e di non trovarsi
diciamo, in mezzo alla strada e rischiare magari, no, di prendere delle strade sbagliate. Lo sport è anche educazione. Assolutamente, grazie, molto bello, complimenti. Lorenzo Plicanti, ti rigiro la domanda rispetto, diciamo, alla favorita del campionato di eccellenza, visto che Giuseppe aveva già praticamente risposto, e colgo l'occasione anche per leggerti un messaggio che ci arriva da casa, che chiedono semplicemente se sei contento della rosa che l'intercomunale Beverino ha allestito. Allora, contento sì, perché già è difficile avere a disposizione una rosa che ti permette di affrontare il campionato. Abbiamo perso un paio di pezzi, ad esempio Costa è andato al Cadimare in eccellenza, che per noi era un giocatore... Costa il difensore. Sì, quindi averlo o non averlo in una prima categoria penso che non sia neanche da commentare. E diciamo che lì in difesa siamo un pochino corti. Lo eravamo già con lui, senza di lui ora un paio di pedine ci mancano. Per il resto, sì, a centrocampo potremmo avere un in più che avevamo, ma poi per problemi di lavoro non ha potuto continuare. E quindi diciamo che ci vorrebbero ancora tre giocatori, ma per un discorso numerico, che ti consenta di essere tranquillo da quello che potrebbero essere degli acciacchi da mettere a riposo e quindi fare il turnover, no? per mantenimento. Come qualità sì, e anche insomma si sta delineando piano piano un bel gruppetto anche di amicizie, cose da non sottovalutare nella nostra categoria ovviamente. Parliamo ora di hockey. Avevamo come ospite domenica scorsa il presidente Maurizio Corona, che proprio ha parlato di questo inizio di campionato che è iniziato nella giornata di ieri. Prima giornata per l'hockey Sarzana, finisce con un pareggio, quella partita contro il Sandrigo, un pareggio con qualche rimpianto. La gara appunto che ha visto Sandrigo contro l'hockey Sarzana termina con il risultato di 2-2, ma i rossoneri non concretizzano numerose occasioni dopo il secondo vantaggio per portare a casa la vittoria, negata dal palo colpito a 2 minuti dalla fine da Galbas. Ma veniamo alla cronaca. Già dall'inizio i padroni di casa spingono forte, impegnando Corona, che regala 2 prodezze su Neves e Pozzato, che si erano presentati tutti soli davanti alla porta. Attento anche il portiere del Sandrigo, Dalmonte, sul tentativo di Galbas, mentre dall'altro lato Corona salva ancora su Cacao e blocca la conclusione a botta sicura di Pozzato da pochissimi metri. A metà frazione Dalmonte si supera su De Rinaldis, mantenendo il risultato in parità, e ancora Dalmonte fa buona guardia anche nel tiro successivo di Galbas, liberato da Rossi. Al 20° tiro di prima per il Sandrigo, concesso dagli arbitri per un fallo dei rossoneri su Cacao lanciato a rete, batte poi proprio Cacao, che spreca centrando il palo. Al 22° il Sarzana va in vantaggio con la ripartenza letale di Naiera, che offre un comodo assist per Rossi. Per il vantaggio rosso-nero Sandrigo non si scompone e si rigetta in avanti. Corona salva tutto sull'asse Neves-Cacao, però al a 5 secondi dal suono della sirena della prima frazione, un'azione dell'ex Garcia lancia Poletto, che in posizione solitaria fredda Corona, che pur intercettando non riesce a evitare la rete avversaria. Azione peraltro contestata dai sarzanesi per una ripresa del gioco ritenuta non regolamentare dopo lo stop per infortunio del portiere. Il primo tempo si chiude quindi sull'1-1. Al rientro in campo i rossoneri si portano subito in vantaggio al 5° e 46 secondi, quando Borsi con un'invenzione aggira Cacao e mette alle spalle di Dalmonte, segnando una rete spettacolare. Sarzana ha l'opportunità di allungare con Galbas, che colpisce l'incrocio dei pali, e Dalmonte battuto, mentre sulla ripartenza del Sandrigo Corona salva su Poletto, tutto solo davanti al portiere rossonero. E poi è proprio il portiere di casa a tenere a galla i suoi, con 3 interventi degni di nota. Al 17° ingenuità dell'hockey Sarzana, che concedono la ripartenza al Sandrigo con il secondo assist di serata per Garcia e doppietta per Poletto, che è glaciale sotto porta ad insaccare il gol del 2-2. Finale convulso
con Sandrigo a quota 9 falli di squadra e Sarzana che fa di tutto per provare a vincere. Neves e Cacao si fanno murare la corona mentre Rossi riesce a deviare la conclusione di Galbas che però colpisce il palo. Dunque archiviato questo pareggio all'esordio, l'hockey Sarzana, il Sarzana Gamma Innovation si prepara ora al debutto casalingo previsto proprio per sabato prossimo, il 9 ottobre al Vecchio Mercato alle 20:45 contro il Valdagno. Non so, chiedo alla regia di farmi un cenno se abbiamo anche la possibilità di far avere le interviste, altrimenti andiamo avanti. Le abbiamo? Se no... Non importa, non ci sono interviste, torniamo con i nostri ospiti. Prima Simone faceva riferimento anche all'importanza dello sport, proprio come lo sport è in grado proprio di levare anche i ragazzi dalla strada, comunque dà un'educazione, insegna determinati valori. Questo lo riscontrate, penso, quotidianamente con i vostri ragazzi, ma proprio anche a partire dai settori giovanili, Lorenzo. Sì, penso che lo sport sia una... occupi il posto più alto della scala no, dell'importanza sociale. Non posso pensare a un ragazzo che non possa fare sport, quindi è encomiabile quello che è, diciamo così, una lotta, quella, una vera e propria emarginazione, direi, emarginazione sociale. Non penso possa esistere un ragazzo, un bambino emarginato nello sport. Aprirei anche la musica e tante altre cose. Io sarebbe ognuno che ha, diciamo così, il compito di portare avanti un'organizzazione dovrebbe fare questo tipo di attività. Quindi complimenti. Grazie. Questa cosa va avanti anche nei ragazzi maggiorenni vaccinati, no? Io personalmente sono molto, molto rigido in quello che è il comportamento del gruppo sportivo, perché l'educazione, il modo di porsi, il rispetto dell'impegno che si va a prendere, al di là della... Io alleno in prima categoria, voglio dire, lo so che non è... una categoria, siamo al penultimo posto della scala della Regione Liguria, no? Più va in basso, maggiore deve essere l'impegno, perché altrimenti non ci sarebbe il concetto di sport dilettantistico, quindi fondato sulla passione. E questo potete chiedere, assolutamente avrete delle conferme. Questo è quello che penso, insomma. Certo. Giuseppe, ci chiedono da casa quando ti rivedremo in panchina. Panchina a gennaio, perché la settimana scorsa ho parlato con il presidente della federazione, il quale mi ha chiesto se potevo allenare la rappresentativa degli allievi che farà il campionato, quello delle rappresentative. Tra l'altro tu hai una grandissima esperienza. Cominceremo a gennaio, insomma... Se non ho altre soluzioni, sicuramente sarà quella la soluzione migliore, nel senso che ho già dato la disponibilità, ecco, un impegno che non mi porta via tantissimo tempo, quindi riesco anche a farlo, perché i miei impegni extra calcistici quest'anno sono aumentati, quindi un pochino meno tempo, e penso di poter... diciamo così, accettare la proposta della federazione e fare l'allenatore della rappresentativa. Anche adesso. Perché ormai l'hai detto in diretta. Sì, l'ho detto perché... non ti rimangono più. No, nel senso che mi hanno telefonato, abbiamo parlato, abbiamo fatto una chiacchierata e insomma, ecco, più o meno ci siamo. Parlando invece delle tue esperienze che hai avuto in questo caso nell'ambito calcistico, qual è quella che ti porti con un ricordo, diciamo, più importante a livello anche emotivo? Qua insomma... Mi fai parlare della mia età, quindi mi metti in difficoltà, come faccio a dirti queste cose, nel senso che i ricordi sono stati bellissimi, nel senso che sicuramente la salvezza con la Fezzanese, per ricordarci qualcosa di vicino, è stata sicuramente una cosa fantastica,
però non mi posso dimenticare anche altre cose cose che sono successe. La salvezza col Focevara sempre ai play-out in Serie D, è stata un'altra giornata importante, insomma, della mia vita calcistica. Ricordo con affetto di aver allenato Simone Bastoni, Vignali, cioè che sono stati i miei giocatori, quindi posso dire ho contribuito con uno 0,001% anch'io, insomma, ecco. E cosa ti devo dire? È difficile ricordarsi tutti, però così mi fai sentire vecchio, dai, insomma. No, perché la salvezza della presenza. No, però io ho avuto un'esperienza, ti devo dire, questa la voglio dire così, sono ritornato allo Spezia dopo tanti anni e ho allenato una squadra che è dei 2009, che quindi erano piccolini, facevano il campionato a 7. Ecco, quell'anno lì, io a questi ragazzi mi ci sono legato molto. È stato un anno che ti devo dire che sono stato bene. Mi è dispiaciuto lasciarli, ti devo dire la verità, però i miei, purtroppo la vita ha altre priorità, quindi anche lì ho dovuto rinunciare, per come è successo con... come è successo anche con la Fezzanese, purtroppo ho dovuto rinunciare a proseguire per problemi miei personali. Quindi quella lì è stata un'esperienza che emotivamente, ecco, un'esperienza emotiva importante nel calcio, quella del 2009 è stata un'esperienza, sono ragazzi che ho sempre nel cuore, ricordo sempre, se posso li vado a vedere, eccetera, eccetera. Le altre sono state più esperienze sportive a livello, chiamiamo così, agonistico. Ecco. Certo. Benissimo, siamo quasi in chiusura, ma prima di salutarci andiamo a vedere un altro servizio, perché l'ICS di Massa Carrara, in collaborazione con quella di Spezia, organizza un torneo di volley amatoriale misto e c'è ancora tempo per iscriversi. Il servizio è di Jacopo Cidale. Dopo il periodo della pandemia riparte lo sport anche a livello amatoriale, riparte anche l'attività in ICS. Sì, direi che questo lockdown ha un po' fermato tutto, siamo con grandi difficoltà riusciti, stiamo cercando di ripartire per fare un po' di attività sportiva. Noi ci occupiamo di pallavolo più che altro da 16 anni in su, sono tutti i partecipanti a questo torneo, hanno un'età media diciamo sui 35-40 anni, qualcuno ha sui 20-22, qualcuno è più maturo come me sulla cinquantina. Diciamo che la pandemia ha un po' bloccato tutto, iniziato questo torneo già una decina d'anni fa con l'ICS di Spezia, l'avevo organizzato e tutti gli anni trovavo più o meno una decina di squadre che partecipavano a questo campionato. Diciamo che nel 2018 abbiamo raggiunto circa 12-14 squadre, ora non ricordo bene la memoria, 14 squadre, e nel 2020 questo è stato bloccato, a metà campionato ci siamo dovuti fermare, l'anno scorso non è stato neppure organizzato per problemi appunto di pandemia, di Covid e quant'altro, quest'anno stiamo cercando di ripartire, quindi siamo usciti con questo volantino, siamo passati alla provincia di Massa Carrara con l'aiuto naturalmente dell'ICS di Spezia, e per il momento abbiamo già raggiunto una decina di squadre. Speriamo di raggiungere qualcuno di più, ma già 10 ci sembra buono per ripartire. Ecco, un torneo che appunto organizza l'ICS di Massa Carrara in collaborazione con quella Spezzina, una sinergia per riuscire appunto a organizzare un torneo dove però, come dicevamo prima, avete bisogno di un numero notevole di squadre, ecco. Sì, per rendere il torneo comunque interessante e valido serve necessariamente un determinato numero di squadre, altrimenti si finirebbe per risolvere il tutto in neanche un mese. Invece così si riesce a fare un campionato molto simile a quelli che si vedono anche sui circuiti FIFA, se non fosse appunto per la presenza di squadre miste e con la presenza appunto di giocatori di età che tendenzialmente è difficile vedere in un circuito FIFA. Invece noi apriamo la possibilità con questo campionato ad amatori dello sport di continuare a giocare, magari ex giocatori, o di iniziare anche a giocare, perché no, in età magari avanzata, e in questo modo
più squadre sono, più il campionato si fa interessante e si può protrarre magari nel tempo. Ecco, ricordiamo quindi anche i termini per partecipare. Sì, entro l'11 di ottobre sarebbe necessario procedere con la presentazione della documentazione. Dopodiché intorno al primo di novembre comunque verranno fatti uscire i calendari e da quel momento poi si inizieranno con le partite vere e proprie, quindi il campionato vero e proprio. Eccoci di nuovo in studio, Simone Cananzi, prima di salutarci dobbiamo dire che avete un nuovo palleggiatore. Sì, abbiamo un nuovo palleggiatore, Ignazio Martinez, per tutti Nacho, è un ragazzo nuovo, proviene, l'anno scorso giocava in Serie A in Ungheria e proviene dal bacino della Sisley Treviso, che insomma è uno dei bacini giovanili più importanti che abbiamo in Italia. È un ragazzo molto bravo, ha una qualità di palleggio molto molto alta e lo stiamo vedendo, siamo contenti per ora, speriamo che vada avanti così. Ce lo auguriamo, allora siamo davvero arrivati al momento di salutarci, ringrazio gli ospiti che sono stati con noi questa sera, Giuseppe Zuccarelli, Lorenzo Plicanti e Simone Cananzi, sarà un piacere poi riavervi anche successivamente qui a Tele Liguria Sud, ringrazio chiaramente tutti i nostri telespettatori, ringrazio la regia, Raffaele Maulella, ringrazio Loris Stampieri, vi ricordo che la partita della primavera dello Spezia andrà in onda integralmente nella serata di domani alle ore 21. Ci rivediamo domenica prossima, dove peraltro prenderà il via anche il campionato della cestistica spezzina. Grazie per averci seguiti, buon proseguimento di serata, arrivederci.